Buongiorno a tutti, anzitutto grazie di essere qui. Io sono Alessandro e faccio parte dell'associazione Attivamente. Magari c'è qualcuno di voi che non ci conosce, noi siamo un'associazione culturale che si occupa di creare eventi, incontri come questo, sia con finalità sociali, culturali, via dicendo, sia di puro intrattenimento attraverso quello che è il fumetto. Qualcuno sicuramente ci conosce per la nostra manifestazione più importante, no? Sia numericamente parlando, sia come contributo culturale, tra virgolette, che è la Lamezia Comics, che si svolge il secondo fine settimana di settembre. Devo stare attento a dirlo giusto perché sennò i miei compagni mi fucilano. Quest'anno va dal 9 all'11, giusto? Sono detto giusto. Se tutto va bene, noi qua ovviamente cerchiamo sempre di lavorare sodo. E oggi siamo molto orgogliosi, siamo felici di avere questi due ospiti, Francesco Olizzo e Stefano Bossi Fioravanti. Prima abbiamo discusso sull'imbrogliare i nomi, quindi mi hanno messo un po' di soggezione, che ci presentano la loro creatura, che è Ernest Egg. Noi abbiamo già collaborato con loro in passato e ci hanno aiutato con la campagna di crowdfunding per la scorsa edizione, quindi la settima edizione, nella quale abbiamo realizzato un fumetto che è qui davanti, poi se qualcuno vuole può avvicinarsi per dare un'occhiata alla fine del tutto, in cui c'è questo avventuriero, questo cacciatore di tesori che conosceremo oggi, che va a indagare sul mistero della sirena Ligia, che è una leggenda molto nota diciamo, della nostra città. E quindi oggi di cosa parleremo? Parleremo anzitutto del personaggio, della storia, dell'idea, di come nasce, e quindi le varie tappe dello sviluppo del processo creativo, come si è arrivati poi anche alla realizzazione del teaser che abbiamo visto recentemente. Quindi partiamo all'inizio col video, così. Io sono Ernest Egg, ma tutti mi conoscono come il cacciatore di leggende. Thank you.
visto è un breve video, mica tanto breve, delle fasi di realizzazione di quello che sarà la nostra idea di audiovisivo di Ernest Egg. Avete visto delle fasi di lavorazione, dalla struttura interna che caratterizza il personaggio, che è stata saldata, alla creazione di uno storyboard, quindi di un'idea preliminare di quello che dovrebbe essere poi il risultato finale, per dare indicazioni a tutti i capi reparto, dei momenti presi direttamente dal set attraverso una GoPro, delle riprese fatte invece proprio di momenti dell'animazione, e una cosa veramente ruvida, molto rough, che è girata in green, quindi con delle animazioni abbastanza basilari, e una cosa che si avvicina al risultato finale. Avete visto solo una porzione di quello che sarà, il girato si aggira intorno al minuto e 20, minuto e 30. Sbagliato. Ok, a te? 1,50. Ok, 1,50, grazie. Ridete, poi vi spiego dopo perché la differenza di 20 secondi significa tanti giorni di lavoro in più. È veramente colossale. E quindi avete visto solo delle piccole porzioni, non finite, qui c'era scritto il risultato finale, ma in realtà non è il risultato finale, non siamo neanche al 60% di quello che è successo dopo, vi mostreremo delle piccole clip del risultato quasi finale. Ma la vera domanda è: chi è Ernest Egg? Cosa fa? Perché? Chi siamo? Perché siamo qui? E quindi lo lascio raccontare Francesco. Allora, ciao, grazie per essere qui, io sono Francesco Polizzo e sono la persona che ha scritto un po' di storie di Ernest, ma partiamo proprio dall'inizio, così vi do un po' un'indicazione precisa. Allora, intanto Ernest Egg è un progetto che è stato finanziato grazie alla rete, attraverso una raccolta di fondi sulla piattaforma Indiegogo. È una piattaforma, la seconda, credo la prima in Europa, la seconda al mondo, che permette di affacciarsi con delle idee più o meno innovative, e se il pubblico della rete le sostiene con delle donazioni, si parte normalmente da un euro, si può arrivare anche, come è stato nel nostro caso, a 1000, qualcuno ha preso anche qualcosa in più in altre campagne, e quindi prima di avere un prodotto lo si presenta, e se le persone credono nel progetto, sostenendolo, viene messo in produzione, altrimenti i soldi che sono stati donati vengono restituiti. Una formula, diciamo, che in Italia è piuttosto difficoltosa da realizzare, perché noi pensiamo sempre che ci sia la fregatura dietro, no? Quindi vogliamo avere delle certezze. Molte delle campagne che abbiamo visto negli ultimi anni, la nostra è partita a novembre del 2014, è finita a dicembre, con il goal raggiunto per il 140%, significa che noi chiedevamo una somma, abbiamo raggiunto una somma superiore. E molte, dicevo, finiscono invece senza essere finanziate, anche nonostante la validità delle idee. Io e Stefano poi siamo stati più volte, diciamo, contattati da persone che volevano fare delle campagne per avere delle informazioni. E in realtà non esiste una formula di successo, cioè possiamo dare dei consigli, ma in realtà non è così. Chi è Ernest Egg? Partiamo, insomma, dall'inizio. Allora, io e Stefano ci siamo conosciuti di persona. Io sono Stefano. Non ti sei presentato, io. Adesso. Okay. Adesso, allora, lui è Stefano. Ci siamo conosciuti di persona a Lucca qualche anno fa e non ci siamo piaciuti per niente. E, in realtà, nel susseguirsi di alcuni avvenimenti, c'era una persona che ci legava, un'amicizia in comune, e lui, Jack, che è la persona che ci collegava insieme a Stefano, mi proposero sostanzialmente un'immagine, un disegno. E mi diedero due informazioni dicendoti: adesso te la sbrighi tu, noi vogliamo disegnare, vogliamo realizzare questa cosa, ma abbiamo bisogno di uno scrittore. Quindi, diversamente da come si fa normalmente nel mio di mestiere, che è quello dello scrittore, dello sceneggiatore, non sono partito da un'idea e poi ho affidato i caratteri, quindi la definizione grafica dei personaggi, ma in realtà ho avuto un personaggio e una bozza di altri personaggi che vi presenteremo poi tra un po'. E sostanzialmente l'immagine fu molto potente, come capita poi nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi, no? Si ferma a vedere un manifesto piuttosto che una copertina di un album, vabbè, sono anziano, si vede, gli album non si fanno più, dei CD, neanche, c'è l'MP3, non c'è più niente, vabbè, andiamo avanti. Allora,
Ok, comunque questa immagine fu potentissima e nel giro di pochissimo, devo essere sincero, insomma un paio di giorni riuscii a tirare fuori una storia. Immaginavo questo esploratore dell'Ottocento, un Ottocento molto dissimile da quello che però mi aveva formato come lettore, perché aveva delle contaminazioni steampunk. E lo steampunk è un sottogenere della letteratura di fantascienza, dove normalmente si ipotizza che la tecnologia è andata avanti attraverso l'uso del vapore. È un sottogenere, diciamo, che ha goduto di forte interesse dal punto di vista visivo, dal punto di vista della produzione letteraria, continua ancora oggi, è un movimento che più o meno dall'85 in poi. In realtà però poi tutto si è fermato a disegnare, non lo so, dei robot che avevano delle caldaie dietro, oppure, cioè insomma è diventato così stilizzato che alla fine è morto sostanzialmente per alcuni aspetti. Noi questo non lo volevamo e personalmente, dopo aver sottoposto l'idea a Stefano di un esploratore, scienziato, inventore pieno di sé, decidemmo di renderlo in qualche modo unico, un po' più originale, per evitare dei transfer facili. È un Indiana Jones. Ok, così. E la scelta è ricaduta banalmente tra il cinema degli anni 30 e 40, nello specifico la slapstick comedy, che è un tipo di commedia molto fisica, e quindi abbiamo sviluppato il progetto da un'immagine di esploratore forte tutto d'un pezzo, invece a un personaggio molto buffo, e infatti poi Stefano vi spiegherà fra pochissimo dal punto di vista della caratterizzazione grafica, quali sono stati i trucchi o comunque le idee che ci sono venute. E siamo partiti con questa campagna di crowdfunding che ha portato alla realizzazione del video che avete visto e del libro, che è un oggetto fisico che abbiamo curato con molta dedizione. Poi ci sono delle persone che hanno collaborato, vi spiegheremo dopo anche un po' di segreti che stanno dietro al libro. Ernest sostanzialmente è stato definito da Claudio Di Biagio, che avete visto fingersi Ernest a favore non tanto del pubblico che avrebbe visto il video. Quel video, in realtà, quei due video sono due video privati che ci ha mandato Stefano Claudio. Uno era è girato con un iPhone, tanto per capirci, quello dove lui è con la bottiglia, che è metà perché sospetto fosse piena prima, però non lo so, però insomma glielo chiederemo poi, insomma. E serviva a capire come potesse muoversi fisicamente il personaggio, e addirittura quando lo sentite dire sono Ernest Egg, cacciatore di leggende, io l'ha chiesto Eleonora, che è l'animatrice, che è la ragazza che avete visto nel video, che aveva lo stuzzicadenti non in bocca, ma non perché aveva mangiato carne, ma semplicemente perché era con quello che animava il volto di Ernest. Ma ci arriviamo. Quindi sostanzialmente l'idea è stata quella di fondere l'amore per un certo tipo di letteratura, che è quello d'avventura ottocentesca, quindi mi viene in mente Jack London, Jules Verne per esempio, ma mischiandolo anche con Buster Keaton per esempio, piuttosto che Charlotte, piuttosto che siamo arrivati anche un po' oltre, tanto da creare poi dei personaggi che sono completamente fuori contesto, nello specifico Bitmonkey, che è il secondo della nave, il vice capitano nonché cuoco della Boot, che è la nave vista nel video, che addirittura fa il beatboxing, però siamo nell'Ottocento, quindi in realtà non era ancora stato inventato l'hip hop, credo. Potremmo chiedere, ma non credo che fosse così. E quindi in realtà è venuto fuori un personaggio che è stato amato da subito. Oggi possiamo dirlo, perché l'avventura è cominciata nel 2012. Noi poi ci siamo presentati a Lucca nel 2014 e siamo nel 2016, quindi è già qualche anno che stiamo lavorando sul progetto. E abbiamo visto una crescita esponenziale. La pagina Facebook, per esempio, senza nessun tipo di promozione differente, riceve costantemente degli upgrade sui like senza nessun tipo di forzatura, perché le persone ne parlano e altre persone poi si incuriosiscono e vanno a vedere. Questo è uno dei motivi per cui stiamo girando l'Italia da un po', per cercare di far conoscere dal basso il progetto, anche perché prima di diventare video, prima di diventare progetto editoriale attraverso il fenomeno del crowdfunding, abbiamo avuto dei contatti con delle case editrici che ci hanno erano tutte abbastanza entusiaste del progetto. Poi, al lato pratico, quando si trattava di realizzare un libro che aveva delle caratteristiche, mi viene in mente per esempio il fatto che non c'è il nome degli autori sopra, e non c'è nella costina non c'è scritto il titolo del libro. Dietro non abbiamo messo il prezzo.
tutte soluzioni che sono un suicidio dal punto di vista commerciale. Alcuni amici librai ci hanno detto sì, bellissimo, ci piace, mandacelo, ma dove dobbiamo metterlo? In che sezione? Come dobbiamo esporlo? Perché era un problema di natura tecnica. Però noi volevamo che il libro desse la possibilità, poi vi chiederò anche di avvicinarvi e di provare ad annusarlo, oltre che ad aprirlo e a sfogliarlo, che desse proprio l'idea di un diario di viaggio. Ci sono anche dei motivi di natura narrativa, che vi spiegherò però dopo, se no diventa un mio comizio. Quindi passerei la parola a Stefano per spiegarvi un po' tutti i trucchi, i segreti, anche un po' le tecniche che stanno dietro alla realizzazione del personaggio e poi dei puppet che avete visto sia per il libro che per invece il filmato. Grazie. Io, prima di raccontarvi tecnicamente come ho realizzato certe cose, volevo fare un piccolo passo indietro per completare il discorso che faceva lui, ovvero noi avevamo un mondo da raccontare, ci siamo immaginati dei personaggi, delle storie, delle vicende, una serie di cose. Volevamo raccontarlo attraverso la formula che più ci riusciva, quella che conoscevamo. Lui scrive, io illustro e quindi facciamo un libro, come è giusto e normale che sia. Facendo il crowdfunding ci siamo interfacciati direttamente col pubblico, pubblico che ci ha fatto capire fin da subito la necessità di vedere del video, di avere un audiovisivo, di volere e di vedere della stop motion, dell'animazione, perché questo suggerivano le immagini a cui avevamo lavorato. Quindi per noi l'animazione, in questo caso la stop motion, era un sogno, perché non l'avevamo mai fatta. Vabbè, io a livelli proprio basilari con della plastilina, quindi non l'avevamo mai fatta. E quindi ci siamo trovati di fronte ad una richiesta che non sapevamo bene come soddisfare. E allora abbiamo coinvolto diverse persone, dal regista che è Claudio Di Biagio, non so se lo conoscete, è un famoso youtuber di cui poi vi farò vedere un breve video realizzato appositamente per voi quest'oggi. E siamo stati contattati da un compositore tedesco che si chiama Michael Klubertanz, di cui vi farò vedere un breve video, sempre come saluto, e che ha composto i temi originali che avete sentito nel video che avete visto poco fa, e Eleonora Pacciani, che è una delle animatrici stop motion che lavora per lo studio Misseri, che è uno degli studi di stop motion migliori che abbiamo in Italia, si trova a Firenze, e insomma... Si occupano anche di merende ogni tanto Pacciani insieme a Misseri, sono compagni di merende. E un mucchio di altre persone in realtà, dal VFX artist che è Luca Della Grotta, che lavora per lo studio Cromatica a Roma, che si è occupata degli effetti speciali dalla grande bellezza di Sorrentino, lo chiamavano Gigrobò. E aggiungo anche che abbiamo scoperto da poco, perché lui è una persona molto, molto timida, che per il Divo ha vinto comunque anche un David di Donatello. Ora immaginate, scusami Stefano, ma immaginate me e Stefano al telefono, perché tra l'altro il progetto, noi ci siamo conosciuti di persona, ripeto, però poi il progetto è stato sviluppato solo ed esclusivamente tramite il web. Il compositore sta in Germania, Claudio è di Roma, io sono di Cosenza, lui è di Vigevano, quindi insomma immaginate anche la difficoltà dal punto di vista creativo, scambiarsi i flussi di informazioni, cercare di realizzare qualcosa senza stare a studio insieme. Che non capita quasi mai, anzi mi piace ricordare, visto che siamo a Lamezia, che tutta la trama dell'episodio 2 di Ernest, che ci sarà un episodio 2, è nato da una chiacchierata, da una passeggiata post fiera qui a Lamezia, quindi una notte qui su Via Nuistrano abbiamo sviluppato il progetto. Poi in una pausa pranzo sul set a Roma lo abbiamo definito. In realtà poi alla fine io e Stefano negli ultimi anni ci siamo visti di persona 10 volte forse, quindi insomma un po' così. E dicevo, abbiamo coinvolto, sono state coinvolte delle persone, dicevo, lui ha vinto il David di Donatello, e sapere che collaboriamo con delle persone che hanno prestato il loro lavoro a livello altissimo e che anche per il progetto di Ernest l'hanno sposato, tanto che abbiamo coniato un hashtag che è tipico di Ernest, perché molte cose succedono grazie alla potenza di quella famosa immagine che vi dicevo prima. Cioè, come è stato importante il lavoro di Stefano in questo caso insieme a quello di Jack, che poi ha deciso di non continuare l'avventura insieme a noi, ma è rimasto con noi sempre, insomma, è un nostro amico, tra l'altro sta sviluppando un progetto insieme a lui parallelo, e quindi veramente
diciamo, l'emozione di partire da uno studio, casa mia, con lo schermo davanti, con gli sms barra messaggi e altro tipo di comunicazione, e sapere che, per esempio, Giobbe Covatta sarà il doppiatore di Abbach. E... Ma mi stai rubando la parte? Ah, scusa. Stavo raccontando io le persone che avevo preso parte a... Ok, vai. No. Ti sono rimaste altre 2 o 3 persone, dai. C'hai dei video contributi anche degli altri? No. Voi non avete niente da fare fino a dopodomani, vero? No, se rimanete qui, ok. E quindi molte persone di alto livello, per quanto riguarda la produzione dell'audiovisivo, nel mondo del cinema, attori, doppiatori, hanno deciso di prendere parte al progetto attivamente. Giobbe Covatta appunto doppierà il capitano Abbach, di cui potete vedere un peluche lì. Poi vi racconteremo chi è il capitano Abbach. Riccardo Cesarini è il produttore, che fa il producer di video musicali. Gianluca Ceresoli è il direttore della fotografia, è un allievo di Storaro, che è stato uno dei più grandi direttori della fotografia qui in Italia. Insomma, grandi professionalità hanno deciso di dedicarsi al progetto per passione, per amore, per la voglia di creare e costruire qualcosa senza avere l'obiettivo primo di incassare qualcosa e andare a dormire tranquilli, ma perché iniziamo tutti a renderci conto che in Italia ci sono dei talenti e con un po' di aiuto delle buone cose si possono fare, insomma, no, non siamo ancora così morti. Questo è il messaggio che volevo lanciare. Un esempio nel cinema, l'avete sicuramente, ne avete almeno sicuramente sentito parlare, è proprio, lo chiamavano Gigrobò, che è un film di genere, come non se ne facevano in Italia da 30 anni, 35 forse, credo di aver visto nel 1982 un Django 2 con Franco Nero, poi penso che sia morto tutto. No, forse era l'89, però l'82 no, credo 7 anni, non è il caso. Era forse l'89. No, in realtà ha dimostrato, anche attraverso gli incassi, che è possibile realizzare prodotti che siano di genere e che non siano la classica commedia italiana con il comico di turno, più delle volte con delle battute penose, scusatemi, ma io sono molto critico su questo aspetto, perché sono convinto che in Italia ci siano delle grosse professionalità che infatti, quando emigrano all'estero, anche non solo nel campo del cinema, poi brillano in maniera importante. Quindi il tentativo era quello di creare un progetto italiano di stop motion, utilizzando tra l'altro utilizzando la tecnica, ma cercando di spingerla, di andare oltre, diciamo, quello che è normalmente lo standard. In questo Stefano poi vi darà forse delle indicazioni ancora più tecniche, senza cercare di essere veloci ma non noiosi, spero. Non sono stati usati per esempio dei siliconi, giusto? Vabbè, ma prima di scendere negli aspetti più tecnici, volevo spezzare un attimo facendovi vedere dei brevi video prima del compositore e poi del regista, per farvi capire con che persone abbiamo avuto a che fare in maniera digitale o fisica, giusto per capirci. Spero che stiate passando un splendidissimo convegno. Mi rincresce molto di non essere qui in persona, ma il lavoro. Sono molto felice di presentare un po' della mia musica per la colonna sonora del film Ernest Haig. Questo film sarà un'avventura fantastica e non vedo l'ora finché il nostro eroe venga alla luce nei libri e sullo schermo cinematografico. Per me questa è una fantastica opportunità per dipingere con i colori dell'orchestra romantica dell'Ottocento e dell'inizio del XX secolo. Avremo una musica brillante, emozionale e umoristica, ispirata tutta dalle varie località e incontri che Ernest ci narrerà. Vi invito tutti a questo viaggio. Non voi ne pentirete, promesso. Forza Broccoli! We'll be right back.
broccoli, adesso poi vi spiegherò anche il motivo. Tra l'altro, tra le varie attività che abbiamo sviluppato intorno al progetto di Ernest, c'è quella del merchandising, rigorosamente realizzato a mano e personalizzato così tanto che difficilmente, per esempio lì vedete i broccoli, non ce n'è uno uguale a un altro, per ovvi motivi, ma anche per una scelta stilistica. Allora, broccoli, e mica. Allora, era il secondo giorno di campagna, avevamo già avuto, diciamo, un coccolone perché io stavo lavorando e mi è arrivato un SMS che mi diceva: Francesco, guarda la campagna. E il primo giorno, praticamente, una persona aveva versato 1000 euro. E inizialmente ho pensato fosse mia mamma. Ed io mio padre, quindi... Cioè, dici, vabbè, insomma. Invece, in realtà, scoprimmo che era un italiano che abita in Germania. Questa cosa ci stupì, perché in realtà la campagna era stata pensata in italiano, per il pubblico italiano. Poi la piattaforma è europea, ma sapete, ci sono tanti progetti, perché proprio uno dovrebbe andare lì? E fin qui, cioè, il primo giorno eravamo già così. Il secondo giorno siamo stati contattati da Mika, che avete visto, è un compositore tedesco che parla un po' italiano, tra l'altro credo meglio di me, e si propose come compositore della colonna sonora. Noi fummo presi alla sprovvista e lui però fu molto professionale, ci mandò una prima mail, c'era un acronimo, non riuscivo a capire cosa fosse, quindi eravamo lì a scervellarci, poi grazie a Google e a una ricerca un po' più approfondita abbiamo capito cosa ci stava chiedendo e si è proposto. Mika non è con noi per esempio oggi perché sta terminando la composizione di una colonna sonora per una serie TV americana, quindi sempre per farvi capire la fortuna che abbiamo avuto, tipico di Ernest, come dicevo prima, di aggregare delle professionalità così alte. E ci mandò una mail, una seconda mail, dopo che gli spiegavamo che il progetto era agli inizi, che non avevamo soldi, che sarebbe stato difficile, che avremmo realizzato comunque una cosa piccola. E lui mandò una mail così fitta che decisi di stamparla, alla fine erano 3 pagine piene di idee. Io e Stefano ci siamo confrontati su questa cosa, ma abbiamo deciso praticamente all'istante di averlo con noi, non tanto per il showreel, cioè per gli esempi di produzione che lui ci aveva allegato, quindi ci aveva fatto sentire le sue colonne sonore, i suoi lavori, ma con 2 informazioni. Una era veramente, diciamo, tecnica. Lui ci disse che avrebbe cominciato la musica che avete sentito con doppio mi, quindi mi, perché in inglese e anche in tedesco credo la musica viene conteggiata con le lettere. La lettera mi è la nota mi viene tradotta con la e, quindi e sarebbe stato Ernest Egg. Ci siamo guardati virtualmente scioccati, in faccia, dici, scioccati. Vabbè, so, che gli dobbiamo dire uno così. Ma andando avanti nella lettura della mail, e vi dico solo questo perché altre cose rimarranno segrete per un po', insomma, ci spiegò che la sua idea di composizione sarebbe partita, perché Ernest Egg è figlio di produttore di broccoli, quindi torniamo al broccolo, avrebbe preso un broccolo, l'avrebbe tagliato, avrebbe preso la sezione frattale del broccolo, cominciate a pensare alla traduzione quando io stavo traducendo per cercare di capire quello che stava dicendo, e l'avrebbe messa in musica. Quelle immagini che avete visto scorrere sono le note musicali che lui ha composto, ma le ha composte tenendo conto della struttura frattale del broccolo. Quindi, cioè, abbiamo detto, vabbè, è pazzo quanto a noi, andiamo avanti. È nostro. Quindi, Mika si è unito il primo giorno e ci ha mandato una serie di contributi musicali, ne avete ascoltato, noi ce l'ascoltiamo ogni volta con grande piacere, però crediamo sinceramente che siano di impatto. E sembrava anche lui come se fosse arrivato anche lui sull'isola d'Elisia, che è l'isola nella quale Ernest vive la sua prima avventura. Tra l'altro l'isola d'Elisia è un'isola a forma di ciambella morsicata e Ernest parte perché ama definirsi cacciatore di leggende e parte per quest'isola e incontra una serie di personaggi buffi. Lui ha creato per tutti i personaggi dell'incontro della serie le musiche originali. Ci sono diversi contributi, non abbiamo mai fatti ascoltare e credo che neanche stasera lo faremo, però a breve, insomma, col rilascio del video poi ci saranno dei contenuti speciali che verranno alimentati.
E questa era una delle situazioni che sono verificate. L'altra è quella che durante la campagna, vista la richiesta a gran voce dello stop motion, avremmo avuto bisogno di un regista. Scelta non facile, perché intanto avremmo dovuto convincere qualcuno della bontà del prodotto, ma su questo eravamo molto presuntuosi, però anche molto sicuri. Insomma, c'è la sottile linea tra la presunzione e la sicurezza. In realtà pensammo da subito a Claudio Di Biagio, che, come diceva Stefano, è uno youtuber piuttosto seguito, ma è anche un regista di talento. Ha diretto il fan film su Dylan Dog che si chiama Vittima degli eventi. A me sono bastati sinceramente la prima scena per capire di avere a che fare con una persona che poteva realizzare da un certo punto di vista. Ma come ha ammesso Claudio sabato scorso all'Accademia delle Belle Arti di Roma, dove abbiamo tenuto una lezione, l'abbiamo sottoposto comunque a un provino, anche lui, e lui ha sposato l'idea, ci ha dato il suo contributo e vi assicuro che sul set, io Claudio l'ho incontrato 4 volte, di cui la terza volta sul set, quindi non siamo amici, lo siamo diventati, però non ci conoscevamo proprio, però anche lui ha portato la sua sensibilità artistica per dare una direzione al progetto, unendosi, e nella sua idea normalmente... Avete finito di giocare voi due? No, stiamo cercando il video di Claudio. Ah, ok, allora io devo continuare a parlare. Okay. Nella sua idea artistica, per esempio, ha sposato il progetto dandoci però anche un'indicazione importante su quello che è la sua idea. Lui, non so se avete mai visto il film di Tim Burton, Big Fish, magari sì, magari no. Un film veramente, credo che da lì in poi Tim Burton si sia perso poi, sostanzialmente, ma credo che quello sia veramente il suo capolavoro. E Claudio ha cercato di dargli quella direzione, perché Ernest, ed è questo il motivo per cui Ernest scrive un diario di viaggio, e la scelta che noi abbiamo fatto è quella di narrare le avventure di Ernest attraverso la prima persona, è proprio quella di fare in modo che il lettore possa intanto identificarsi un po' con le situazioni che accadono attraverso però la narrazione di Ernest, che è un personaggio che ci lascia un attimo sorpresi. Che succede? Vai, continua allora. Ok, tanto ne ho per altre 20 ore più o meno. Potrei narrarvi di quella volta? No, non ne ha per 20 ore, ve lo posso assicurare. A breve arriverà il video. E sostanzialmente Claudio l'ha visto come una sorta di Don Quixote unito al racconto che si fa in Big Fish. E quindi anche su quello abbiamo sviluppato, poi sull'audiovisivo che avete già visto, una serie di indicazioni. Per esempio la camminata che vedevate prima è una camminata piuttosto goffa. Ernest non è un avventuriero fino in fondo, così tutto duro e puro come gli eroi pulp che si leggevano nei primi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. In realtà è un po' un cazzaro, dai, diciamo la verità. Però questa cosa rimane sempre un po' in dubbio. Non sappiamo mai se Ernest sta raccontando la verità o se sta guardando il mondo con occhi differenti, un po' come faceva, come declinava il claim della campagna che ha seguito qualcosa. Sì, devo dare anche un po' di tempo per caricare. Quindi Claudio, caricati veloce. Allora, anche Claudio non è potuto essere qui perché, poverino, sta andando a vedere l'anteprima mondiale di... Non si può... L'ho già detto. Non si può dire. Vabbè. Cioè no, Claudio è un ragazzo molto impegnato, oltre a fare regia. si occupa di fare delle recensioni, dei video per quanto riguarda dei film. Insomma, è uno youtuber. Viene spedito un po' sui set per capire come funziona, intervistare le persone. Probabilmente già lo conoscete, quindi vi sto a raccontare. Vi faccio vedere un video che ha realizzato per voi oggi. Ciao ragazzi, ciao, innanzitutto scusatemi se non ci sono, mi dispiace molto ma sto lavorando, vedete sto lavorando qui sulla strada, no? Ci stanno le macchine che passano, è una rappresentazione molto personale, molto intima del lavoro. Comunque, a parte gli scherzi, saluto attivamente, grazie mille di aver invitato i due autori, Stefano e Francesco di Ernest Egg, grazie mille di aver invitato Ernest e speriamo di tenervi aggiornati su tutto il resto, speriamo di vederci presto e grazie mille, grazie veramente. E niente, divertitevi, non credete a tutto ciò che vi dicono quei due perché raccontano le storie e si sa che la gente che racconta le storie, no?
tutta sta credibilità non ce l'ha, quindi credetemi, ma in parte. Io vi ringrazio ancora, speriamo di venirvi a trovare, anche perché effettivamente la Calabria è ci sono stato poco, troppo poco. La prossima volta vengo. Scusatemi, ma il lavoro mi chiama. Torno sulle strade a costruire le strade per il futuro. Ciao. 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 Ciao Stefano, ciao Francesco, mi raccomando. Ciao. Smetti, smetti. Era per farvi capire... No, in realtà ho realizzato questo appunto perché gli avevano chiesto i ragazzi di attivamente... di venire qui, però appunto dovendo partire a breve per e non si sa dove? No, non ve lo devo dire, per andare sul set io, non è potuto essere qui, quindi niente, ha fatto questo breve video per comunque salutarvi, per comunque, benissimo, e quindi l'italiano ti difetta. L'italiano mi rifiuta, una cosa diversa, italiano. E quindi dove eravamo rimasti? Ah, gli aspetti tecnici, ecco, vi abbiamo presentato un po' la squadra che abbiamo costruito e che poi non sono tutti, perché chiaramente quando si parla di audiovisivo ci sono un sacco di figure che lavorano non dietro le quinte ma dietro quelle lì, quindi dietro quelle che lavorano dietro le quinte, che sono proprio invisibili, come, cioè no, si vedono dietro le seste, no, si vedono, si vedono davvero, però sono montatori audio, sound designer, sono tutte persone, scenografi che non abbiamo visto in scena, scenografi che mancano dalla scena, insomma. Tra l'altro lo scenografo è veramente importante, si chiama Michele Modafferi, ha lavorato alle scenografie di Boris, per dirvene una, Boris la serie TV, quindi sono tutte persone veramente abili e capaci, che però sono nascoste da quella che poi è l'interfaccia del regista, degli autori, della produzione. E insomma, dobbiamo dire grazie veramente a tantissime persone per aver realizzato questo qualcosa. Ma tutto parte come un'idea editoriale, come vi diceva Francesco, e, che era quello che sapevamo fare. E noi avevamo delle forse. Idee... Forse. Sapevamo fare. Sapevamo, forse. Adesso no, però lo sapevamo fare. E, avevamo delle idee abbastanza forti, che non piacevano agli editori, perché non si legavano bene all'idea di industria che ha l'editoria, ovvero costi, guadagni e spese. E noi avevamo... No, costi e ricavi. Costi e ricavi, vabbè. Non costi e guadagni. Costi e guadagni. E, e te l'ho detto, l'italiano mi rifiuto oggi. E, avevamo delle idee abbastanza precise riguardo i materiali da utilizzare, il tipo di carta per la stampa, il tipo di lavorazione che volevamo, e chiaramente era troppo costosa. Quindi molti editori, seppure entusiasti, ci hanno bocciato l'idea o l'avrebbero cambiata. Volevano delle modifiche, volevano trasformarlo in qualcos'altro. Questo qualcos'altro a noi non convinceva pieno, perché sarebbe stato un po' tarparsi le ali ancora prima di fare qualcosa. Insomma, sarebbe stato... Avrebbe snaturato il progetto per come l'avevamo pensato, e dato che non è stato mai... Il fine non è mai stata la pubblicazione. Sia io che Stefano abbiamo... pubblicazioni in corso, alcune future, abbiamo un curriculum anche passato, quindi il problema non era farsi pubblicare, non volevamo una visibilità legata al prestigio o all'aspetto economico, noi volevamo realizzare una cosa che avesse una caratteristica e un'identità ben definita, e conosciamo i meccanismi di mercato, e quindi la soluzione, allora, normalmente gli autori possono o affidarsi a un editore, e l'editore ha però tra le sue finalità anche quello di un ritorno economico, quindi è comprensibile, non, cioè l'editore non va demonizzato, però è chiaro che investe del denaro, deve fare della promozione, deve fare in modo che il libro venga venduto almeno per il numero di copie che ha stampato, o almeno qualcosa in meno, e la situazione editoriale in Italia è leggermente migliorata nell'ultimo anno, ma in generale si viene da anni di perdite e si va un po' sul sicuro. Questo è il motivo per cui in libreria trovate le biografie di giocatori di calcio che hanno 27 anni e quindi non so cosa abbiano da raccontare, e piuttosto che dei libri di personaggi televisivi che hanno un'immagine forte e quindi vendono per inerzia. E quindi in realtà noi non volevamo piegarci a questo, non volevamo però nemmeno, perché i dubbi ne abbiamo avuti, non volevamo neanche percorrere la via dell'autoproduzione pura,
non tanto da un punto di vista, anche qui ahimè, economico, avremmo avuto, diciamo, la possibilità di realizzare qualcosa magari con una duratura inferiore, mettendoci anche del nostro, ma l'idea era quella proprio di capire, questo ne parliamo spesso, noi non volevamo un target come ci indicavano gli editori. Normalmente si decide, allora questo libro deve essere venduto ai bambini che vanno dai 9 ai 12, basta, quindi tutta la comunicazione, tutta anni, la cosa viene fatta. 9-12 anni. Sì, anni. Non l'ho detto? Non l'ho detto? No, cioè potrebbe detto essere 9-12? Dita, vabbè. Capelli. No, dei capelli, denti. Io 12 capelli, no, non ci arrivo, neanche tagliandoli a metà. Dai 9 ai 12 denti. E quindi in realtà noi ci siamo focalizzati più su un concetto di audience. L'idea base, cardine, veramente quella che abbiamo cercato di realizzare è quella di avere un libro che possa essere letto in famiglia, per esempio, è un'idea un po' balzana probabilmente, però l'idea era quella che un genitore potesse leggerlo a un figlio o che un bambino chiedesse delle spiegazioni su alcuni termini, per cui rispetto a un libro puramente per bambini, cioè ci sono anche lato scrittura, ma anche dal punto di vista grafico, ci sono delle soluzioni che sono di primo e di secondo livello sostanzialmente. Io posso aprire il libro, sfogliarlo e leggerlo come un libro per bambini, ci sono delle sfumature che speravo fossero colte, lo sono state immediatamente per alcuni casi, quindi di questo sono assolutamente fiero, contento, e che potessero, diciamo, attivare dei meccanismi nelle persone più adulte che hanno un'esperienza diversa di vita, che potesse in qualche modo anche farli tornare un po' bambini. Era una scommessa e ci siamo dedicati poi alla terza via, che è quella del crowdfunding. E questa cosa un paio di anni fa era veramente sconosciuta, oggi al momento attivi di crowdfunding editoriali ce ne sono almeno una decina in questo momento, sia librari o meno, addirittura esistono per esempio dei siti che organizzano il crowdfunding per il singolo libro, decidendo già un minimo di tiratura, in maniera tale da poter permettere la stampa anche di pochissime copie. Quindi era già, è già un po' penetrato meglio il concetto all'interno, diciamo, dell'audience di cui parlavamo prima. La cosa che ci ha fatto veramente enorme piacere è proprio questo. Abbiamo ormai da novembre che il libro è uscito, ho incontrato persone di età differenti che hanno comunque sposato il progetto, sostenendolo anche proprio economicamente, cioè comprando il libro. E c'è grande soddisfazione quando ci mandano, sia in privato e poi anche tramite la pagina Facebook, dei commenti che ci spiegano che in qualche modo questa leva emozionale è arrivata, ed è una leva emozionale non finalizzata alla vendita pura. A noi non interessava questa cosa qui. Ci dà una mano, ci permette di poter promuovere il progetto in maniera sempre più ampia, avere per esempio, ormai capita così sia dal punto di vista editoriale ma anche dal punto di vista cinematografico, è sempre più spesso alcuni film vengono inizialmente finanziati sulla rete, anche dei corti. E è successo per esempio per un regista che non ricordo adesso poi che film è stato chiamato a dirigere, però Steven Spielberg ha visto un suo piccolo video e gli ha affidato una produzione molto più importante. Ecco, quindi la rete ha dato in questo senso una possibilità in più. Nel frattempo anche noi, dai feedback che riceviamo costantemente dalla rete, ma poi è brutto parlare di rete perché in realtà sono le persone che seguono il progetto, ci hanno permesso di dare una direzione ben definita a quelle che erano le nostre idee. In alcuni casi, come Abac per esempio, Abac è nato come capitano della Boot, come capitano della nave che è la nave che porta Ernest sull'isola d'Elysia. Nello spazio iniziale di scrittura, Abac aveva 3 righe di scrittura. Era capitano della nave che accompagna Ernest sull'isola. Stefano si è un po', poi parlandone, è riuscito a creare un character molto interessante. Spiega anche spiegherà fra poco perché Abac ha 2 piedi uguali, cioè ha 2 piedi sinistri. Non ha un piede destro e un piede sinistro, adesso poi ve lo spiega Stefano. E morale della favola, questo mino qui su Instagram è molto più seguito che Ernest sulla pagina Facebook, per dire. Quindi in realtà ha preso molto spazio, abbiamo sviluppato una serie di idee e c'è una storia anche dietro Abac che è costantemente alla ricerca del lupo mannaro di mare, uno dei personaggi che è quello qui in basso che vedete realizzato da Katie, che è la ragazza che ha realizzato tutti questi peluche. Tra l'altro anche lei è una ragazza calabrese di Reggio Calabria che ci ha contattato regalandoci un primo peluche, era un omaggio fatto da un fan, e poi invece in realtà è entrata nel progetto, è stata arruolata e adesso
collabora con noi costantemente. E Abak è diventato un personaggio molto più importante, e da lì sono nate una serie di avventure, di idee, di commissioni che hanno portato il progetto a crescere ancora di più, ad esplorare ancora alcuni spazi, proprio come farebbe Ernest, no? Con una mappa in mano c'è una X, ma nel tragitto che va dal dove sei alla X del tesoro succedono cose, tra cui vi spiegherà fra poco Stefano cosa è accaduto una notte. La notte in cui mi ha mandato il bozzetto. Ah, la notte in cui mi ha mandato... Ci sono state tante notti. Ce l'eravamo preparata questa. Avete sentito Claudio cosa dice? Tutto preparato, ovviamente. Ovviamente. Sì, sono... Tante cose sono nate, vabbè, dallo studio, chiaramente. Non è che lo studio di un personaggio, di un carattere o di una storia di un personaggio caschi dalle nubi. No. È frutto di studi, prove, ricerche, soprattutto ricerche. Però alcune cose capitano per caso. Io ero particolarmente stanco e dovevo disegnare il personaggio del Capitano Pirata. Stavo consegnando dei progetti di grafica, ero parecchio stanco. E l'ho disegnato una sera. Appena ho finito di disegnarlo, l'ho mandato a Francesco. E qualcosa non mi tornava guardando il disegno, però ero stanco, non capivo che. Francesco lo guarda e il giorno dopo mi telefona e mi dice: ma perché il Capitano ha due piedi sinistri? Lo guardo e dico: ah, ecco cosa non funzionava, qualcosa non mi ritornava. Forse sarebbe il caso di lavorarci, perché non è male. E allora abbiamo iniziato a... In realtà se la ricorda male la cosa, perché era stanco. Ma lo sono tuttora. lui mi ha chiesto: vabbè, lo correggo. E invece io ho detto: no, lascia che troviamo una motivazione. Quindi poi in realtà da lì si è innescata un processo creativo, sostanzialmente, per cui alla fine c'erano due errori: uno erano i piedi e l'altro è che lui l'aveva disegnato con dei tatuaggi. Ma questo non dovrebbe. Vabbè, sì, non sto spoilerando troppo. Comunque, ha disegnato le Pleiadi, ma ne ha dimenticata una. Le Pleiadi sono una costellazione utilizzata dai marinai durante la navigazione. È una costellazione composta da 7 stelle e nella mitologia rappresentano 7 sorelle. Non vi dico altro. In realtà, questo lo posso aggiungere, dai, tanto basta andarlo a cercare su Wikipedia. In realtà scoprimmo, fra le altre cose, ecco perché ripetiamo sempre, tipico di Ernest, che l'errore di Stefano è involontario. In realtà, come un po' in tutte le storie, le leggende, venne fuori che delle 7 sorelle c'è una parte di iconografia che le rappresenta invece come 6. Okay, anche perché le Pleiadi in realtà non sono neanche 7, sono 7 quelle visibili dalla Terra, in realtà sono molte di più. E quindi anche lì si è innescato sostanzialmente un meccanismo creativo, quindi da un errore o dalla limitazione, come è successo anche sul set, da alcune limitazioni possono nascere delle idee. Non tutte le idee finiscono in Ernest Egg, vi assicuro che alcune sono state cassate in maniera clamorosa. Moltissime. Per esempio ne parlavamo oggi a pranzo con i ragazzi, di attivamente, e Ernest ha una fidanzata, in realtà non ce l'ha, perché Ernest aveva una fidanzata, prima che uscisse il suo diario, poi si sono lasciati, le ha mandato un sms, ha detto è finita, no, scherzo, no, in realtà abbiamo poi deciso di eliminare completamente il personaggio femminile, non perché siamo maschilisti, ma in realtà abbiamo deciso di andare un po' contro gli stereotipi che si potevano trovare, e quindi da alcune idee poi ne nascono delle altre, insomma sembra quasi che Ernest abbia fatto un po' da collante tra delle cose che alle volte si dice che sono in aria, no? Le idee basta coglierle e portarle a sé, non lo so se è sempre così, però in alcuni casi mi capita spesso anche nella scrittura come se ci fosse una porta, no? Come se entrassi in un mondo e facessi il giornalista invece che lo scrittore, cioè è pazzesco, però ogni tanto penso a come parlerebbe Ernest o in che tipo di situazioni si potrebbe trovare Ernest. Questo capita soprattutto con i post della pagina, dove è Ernest Egg che vi risponde. Quindi se voi mandate un messaggio ad Ernest, è Ernest che risponde, non io, Stefano o Stefania, che è la nostra addetta stampa. Vi racconto un altro aneddoto riguardo uno dei personaggi, poi vi spiego un po' tecnicamente invece che cosa ho fatto, perché sembro veramente un buzzurro, così. Inutile buzzurro. Sembri? Sì, sembro. L'altro personaggio con un aneddoto buffo da raccontare è Bitmonkey, che è il cuoco della ciurma del Capitano Abak.
È successa una cosa strana. Stavamo lavorando al modello animabile per la stop motion in uno studio di Milano che si chiama Mamma Fotogramma, e Marco, il ragazzo con cui stavo lavorando al progetto, faceva beatbox e mi si è avvicinato suonandosi la Traviata con i denti, picchiettandosi i denti. Io l'ho guardato e ho detto: Marco, no, voglio che tu diventi un personaggio di Ernest Egg assolutamente. E lui, scherzando, mi ha detto: va bene, a patto che sia un gorilla viola. Il giorno dopo sono andato in studio e gli ho presentato il disegno di Bitmonkey, che era un gorilla arancione, e lui ha detto: mi piace, e l'ho proposto a Francesco. Francesco ha detto: mi piace, e ha iniziato a scrivere la storia di Bitmonkey. Quindi, come vedete, alcuni personaggi hanno delle motivazioni reali per essere dove sono e per funzionare nell'economia della storia, e altri invece sono frutto di pura follia, insomma, in questo caso. E per non sembrare un buzzurro, invece, vi racconto un po' tecnicamente che cosa ho fatto in questo libro. Io sono character designer, illustratore, grafico, scultore, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo diario mi sono occupato di quello che vedete, più o meno, di cercare di progettare l'idea stessa del diario, di scriverlo. Originariamente lo scrissi con un font ricalcato in Illustrator, poi a pochi giorni dalla stampa, guardandolo e confrontandomi con Francesco, presi la decisione di chiamare un calligrafo per scrivere i testi di Ernest Egg, perché ci sembrava giusto che un diario avesse la calligrafia del personaggio. Questo ci aiutava ad avvicinare il carattere del personaggio al lettore, personaggio che si rivolgeva direttamente al lettore, quindi per aumentare, per far scattare il processo dell'immedesimazione, si sente? Sì. Dell'immedesimazione, abbiamo deciso di farlo scrivere davvero da un calligrafo, che a mano ha scritto tutti i testi scritti da Ernest sul suo diario. Poi ho realizzato le illustrazioni, che non sono illustrazioni vere e proprie, ma sono delle foto illustrazioni, ovvero ho realizzato i modelli scolpendoli, cucendogli i vestiti, chiaramente a volte avvalendomi della collaborazione di Sarte, e fotografandoli e poi elaborandoli in digitale. Questo perché nella nostra idea malata e sempre più maniacale di diario di viaggio, Ernest, o comunque il suo aiutante Carl, scattano delle foto. E queste foto rappresentano il mondo di Ernest, ed Ernest le appiccica al suo diario. E quindi, per ricreare sempre questa magia dell'avere tra le mani il diario di viaggio, abbiamo deciso di utilizzare questa tecnica specifica. Non volevo che i caratteri fossero dei font generici, quindi per scrivere le parti scritte a macchina ho utilizzato una vera macchina da scrivere, che è una Remington degli anni 50, non è una macchina da scrivere generica, ed è la macchina da scrivere che mio nonno regalò a mia madre. Quindi sono andato in cantina, l'ho restaurata, l'ho messa a posto per riuscire a scrivere questa cosa, e poi l'ho trasposta in digitale. Questo perché per un progetto così tecnologico, che prevede la stop motion della regia, all'interno del diario ci sono dei QR code, è fatta con un tipo, cioè è stata stampata in un certo modo, in un certo posto che si chiama fonte grafica. Per fare tutta questa cosa tecnologica siamo partiti da una cosa molto più artigianale e e manuale. Oppure, partendo dalla cosa tecnologica, siamo ritornati all'idea di artigianalità. La sovracoperta ci ha aiutato in questo. È una carta che viene prodotta solo ed esclusivamente in Nepal, in tutto il mondo. E quando parlavo in tipografia con Giancarlo, che è l'uomo che si è occupato della stampa di Ernest, di questa carta, lui mi ha detto: scegline, ce ne sono di tre colori. Esiste testa di moro, arancione e bordeaux. Io l'ho guardato e ho detto: no, mi piacciono tutte, ordinare tutte. Ordinare 500, 500 e 500. E le abbiamo ordinate tutte. Questo perché, al di là del fatto che questo è un tipo di carta molto particolare, è una carta vegetale che viene trattata con delle cere, viene pressata, e ogni foglio, essendo una carta di origine naturale, è diverso. Esistono questi tre colori, oltre a questa cosa. Quindi, oltre ad avere l'unicità della carta che lo riveste. Volevo farvi proprio notare questa cosa. Allora, teoricamente questi sarebbero due diari uguali, ma non lo sono nel taglio, non lo sono nella tonalità, nella colorazione, qualcuno
chiaro, più scuro, eppure fanno parte dello stesso slot di carta. Questo proprio perché è stato concepito per essere un oggetto che potesse dare, tra l'altro ha un forte odore di cera che per gli amici che ci stanno seguendo via video è un po' impossibile, però puoi testimoniarlo, vero? non sniffarla stasera però. Quindi l'idea era anche quella di realizzare un oggetto proprio fisico. Vi faccio notare anche un'altra cosa: la copertina è stata piegata attraverso la tecnica dell'origami giapponese, è frutto della fatica mia e di Stefano di intere nottate. Quindi in realtà l'idea che volevamo è che veramente chi avesse deciso di acquistare questo libro avrebbe avuto, ho coniugato bene il verbo, sì, avrebbe avuto la possibilità di avere in mano un pezzo unico. Altra particolarità è che all'utilizzo la carta è molto resistente, si può maltrattare, diciamo, e perde un po' della colorazione rendendolo ancora più anticato, e questo lo rende veramente un oggetto unico, secondo me. Di questo siamo un po' soddisfatti, come se fossimo due genitori, due papà. Ernest per noi era un mondo, e lo è tuttora, e ci stiamo muovendo all'interno di questo mondo realizzando un mucchio di cose, perché vabbè, infatti anche siamo un po' pazzi, non so, per esempio, perché ci diverte. Anche qui su Lamezia, la scorsa edizione, è stato realizzato un fumetto grazie all'arte di Antonio Nonnato, che è un ragazzo che ci ha mandato una fan art, quindi un disegno realizzato in uno stile, diciamo, che ci ha così convinto e ci è così piaciuto da poi realizzare questo piccolo fumettino su Ernest. Ernest si presta sostanzialmente ad essere un progetto cross-mediale, e abbiamo in lavorazione anche un gioco da tavolo, e abbiamo provato a informarci per la realizzazione di un'app, però ovviamente sognare non costa nulla, realizzare i sogni costa invece tanta fatica e tanto denaro. Però l'idea è proprio questa, di avere un certo tipo di complessità, e il video è solo la fine della fase 1 di Ernest. Mi piace questa roba della fase 1 perché ci fa molto Marvel in questo caso, insomma, non so se sapete che con i cinecomics della Marvel esistono tre fasi, eccetera, eccetera, finora. Ma io credo, adesso faccio un piccolo inciso, ma lo dicevo prima anche a pranzo, secondo me finirà tra un po' che non ne potremo più di supereroi, e quindi come il western ne avremo poi uno ogni 10 anni, perché non se ne può veramente più. In realtà il progetto cross-mediale di Ernest prevede in questo momento anche la possibile realizzazione di una serie TV animata, e nella scorsa Lucca siamo stati contattati da alcune realtà molto importanti, non diciamo nulla perché ancora non abbiamo definito nulla, però l'idea è quella di fare in modo che Ernest possa diventare una serie TV. In realtà il nostro desiderio era quello di realizzare un lungometraggio ispirato un po' a quello che è la poetica e anche la tecnica della Laika, che è la casa di produzione di Coraline, di Box Trolls, e di un film bellissimo nuovo che uscirà a dicembre, che si intitola Kubo. Con la K. Ecco, questo mi piace un po' meno, però il nome l'hanno scelto loro, io non c'entro niente. Ok. E quindi nella realtà dei fatti il progetto potrebbe prendere delle altre direzioni. Sì, diciamo che fondamentalmente abbiamo in mente due linee generali, oltre a tutto quello che è la realizzazione di puppet piuttosto che props e merchandising, o il gioco da tavolo, che insomma è un qualcosa di molto complesso. Abbiamo avviato per ora la produzione editoriale, quindi di diari di viaggio. Questo è solo il primo, stiamo già lavorando al secondo, e la nostra idea appunto è quella di far ritrovare al lettore i diari di viaggio della vita di questo Ernest, personaggio vissuto nell'Ottocento. E l'altra invece è di raccontarla in maniera un po' differente in audiovisivo, arrivando o al cinema attraverso un lungometraggio, oppure attraverso, secondo noi, una struttura più congeniale che rispetta di più l'idea del diario di viaggio, che è quello della serie TV. Serie TV sempre animata in stop motion, chiaramente. E io vi farei vedere
qualche breve estratto del video quasi finito, non montato in maniera definitiva. Ma secondo me non vogliono vederlo. Senza audio. Vero? Volete vedere? Sicuro? Sicuro? No, io stavo pensando che, cioè, secondo me dopo ci farete qualche domanda, se no parliamo solo noi, vero? Me le faccio io. Me le fai tu? Basta che non mi chiedi l'età e quando ho perso i capelli. Codice fiscale. B alle Z. Lo sa a memoria davvero il codice fiscale, gliel'ho sentito recitare più di anche una volta. Anche il tuo. E anche in video, cioè una cosa mostruosa. E, va bene, ve ne faccio vedere un pezzettino in realtà, perché è una cosa davvero che non... Piccola. Sì. Però tolgo l'audio, perché sono cattivo. È perché non è definitivo, aspetta. Ma io ho sentito i gabbiani. No, non sono gabbiani, te lo posso assicurare, sono pesci... Sono triglie volanti. Fai silenzio, Bracco. Come potete osservare alla vostra sinistra, potete vedere Albano. Quella cassa lì dietro l'ho fatta io, giuro. In realtà qui si può vedere. No, ma lasciali vedere il video, dopo parliamo. Va bene. Cioè, sono momenti senza musica, senza audio. Però io mi fermo, adesso arriviamo a metà. Ho un aneddoto meraviglioso riguardo alla colonna sonora, riguardo al tema principale. Ci trovavamo a Roma per le riprese, quindi dopo un'intensa giornata di lavorazione sul set rientravo ospite. E per intensa giornata stiamo parlando tra le 14 e le 18 ore di lavoro. Sì. Uno degli aneddoti, scusi mi ho interrotto, ma visto che è venuto fuori, considerate che normalmente una giornata di riprese per la stop motion consente 2 secondi. Noi ne abbiamo girati 1,20, poi c'è un'integrazione in CGI che è legata esclusivamente agli sfondi. 10 secondi abbiamo girato al giorno. 10 secondi di animazione al giorno. 10 secondi di animazione al giorno. Okay. Contro 2. Abbiamo Eleonora, cioè, Pacciani. Ci sono. No, ma stavo dicendo che abbiamo, normalmente si girano 2 secondi. Sì. Normalmente. Noi ne abbiamo fatti 10. Questo stavo dicendo. Ragazzi, è stanco. Molto stanco. E in realtà, potrei disegnare un sacco di piedi sinistri a quest'ora. nella realtà siamo riusciti, grazie alla perizia di Eleonora, a girare anche 10 secondi. Questo significa anche che, per esempio, c'era la pausa pranzo, che era preventivata per le 12:30 di mattina, che veniva consumata intorno alle 16. Era una delle cose più divertenti, era proprio questa. Cioè, c'erano delle persone che ci preparavano il classico cestino che si usa nella pausa delle riprese, e noi ce ne dimenticavamo perché eravamo così presi sul set, anche perché per questioni produttive non potevamo sforare i giorni preventivati, mentre potevamo rimanere in studio a girare tutto il tempo necessario. Quindi in realtà si è passato per molto tempo, quindi a quel punto Stefano ha cominciato a sentire le musiche. Musica che ho sentito rientrando dal set a casa di Claudio, il regista che mi ospitava in quei giorni di ripresa. E Claudio doveva andare ad una cena, io invece dovevo aggiustare il modellino che si era danneggiato durante le riprese, quindi sapevo che, insomma, si finiva a lavorare fino alle 4 di mattina e vabbè, ci sono abituato. Quindi rientrando in palazzo, nel palazzo di Claudio, con le chiavi di casa, salgo in ascensore, faccio per avvicinarmi alla porta di casa e sento qualcuno che fischia il tema di Ernest Egg. E non ho, cioè, la prima cosa che ho pensato, ero talmente tanto stanco, che ho pensato due cose fondamentalmente. Ci hanno fregato il tema, cioè qualcuno ci sta copiando il tema, e l'altra è il compositore ci ha fregati, esisteva già e noi non ce ne siamo accorti. E in realtà era Claudio che doveva rientrare a prendere delle cose, con la mente ancora sul set, che saliva le scale fischiettando il tema. Tutto per dirvi... Il livello di stanchezza. Esatto. No, in realtà ci sono anche degli aspetti poi legati alla produzione proprio sul set. Una delle cose più difficili era il fatto che io ho conosciuto Eleonora Pacciani, che è l'animatrice, la mattina mentre preparavamo il set. Non avevo mai... Stefano la conosceva già da un po' di tempo, io no.
e ci siamo fatti una chiacchierata, perché lei per poter animare aveva bisogno di capire alcuni aspetti anche interiori del personaggio. Quindi eravamo questi due giovanotti, no, giovanotto io no, giovanotta neanche lei, e signorina, signora, signora. Signora. Signora, torniamo sempre alla solita. Si dà, sono tutte signore. No, sono tutte signorine. No, no. Scusa. Ok, basta, possiamo andare avanti? Ok. Piace. Va bene, ok, allora, comunque ci siamo trovati a parlare di una persona, a descrivere i movimenti, i tic, un po' tutta una serie di cose. Lei che mi ascoltava prendendo appunti, io che parlavo di una persona come se stessi parlando, non lo so, del mio migliore amico piuttosto che del cane, ok? Insomma, quindi era tutto molto surreale, possiamo dirlo anche questo, vabbè, dai, insomma. Il soprannome di Eleonora in quel frangente è diventato Baymax, avete presente il film Big Hero 6, perché lei era così concentrata nel realizzare la sua attività lavorativa che ci teneva a distanza, poi quando finiva era così esausta che si muoveva un po' come Baymax e si andava a sedere sulla sedia rimanendo così tipo per mezz'ora, poi ricominciava a parlare. Però posso assicurarvi che lo sforzo è stato non indifferente e che sul set tutto è girato bene, nel senso che non ci sono stati dei contrasti che normalmente possono anche accadere tra comparti, no? Magari il direttore della fotografia ha un'idea, il regista ne ha un'altra, o lo sceneggiatore, che è inutile sul set, ve lo dico prima, insomma, mi sono divertito a fare una gita, sono stato lì, mi sono seduto e ho guardato tutta la lavorazione da un punto distante. No, non è vero, ha aiutato me a realizzare una cassa che serve. A un certo punto ci siamo accorti in un'inquadratura di un totale che lì c'era un buco e non avevamo niente di buono per riempirlo, quindi abbiamo girato il set che aveva una falegnameria a fianco e il set si trova... E abbiamo costruito una cassa con del materiale di esatto. Scarto, ma così di scarto che era stato buttato fuori ed era completamente umido per l'acquazzone del giorno prima. Esatto. Però poi in video è stato, diciamo, provvidenziale. La valigia che si vede, per esempio Stefano l'ha realizzata mentre facevamo una pausa, si vede una valigia a un certo punto del video e Stefano l'ha realizzata con enorme perizia, non so se qui si vede, no, si vede, il ciclorama non si vede. E quindi il set è stato anche un momento, da una parte ludico, dall'altro molto professionale, per esempio, ecco, quella è la cassa, vabbè, quella è la mia cassa, ragazzi, non è la cassa, è la mia cassa. Ma qui nel totale questa piccola cosa è la valigia, poi si vede meglio, ma non, vabbè, non comunque, lo facciamo vedere. Serviva a capire anche che molte delle soluzioni tecniche che abbiamo adottato sono le soluzioni anche molto economiche, tranne il pupazzo di Ernest che ha un costo molto elevato. Anche lì, tra gli aneddoti più divertenti, c'è che alla dogana, perché abbiamo ordinato lo scheletro in Inghilterra, alla dogana, credendo forse che fosse del materiale di innesco, una bomba, un pezzo di non so cosa, l'hanno tenuto fermo per una settimana, quindi noi ci siamo trovati in difficoltà, abbiamo dovuto far slittare tutte le riprese perché il pezzo non arrivava, quindi è diventato complicato, c'erano queste astine, sembravano degli inneschi. Quindi in realtà abbiamo lavorato in una situazione, diciamo, di ristrettezze economiche, ma di grande creatività. E questa è una delle cose più belle che sono successe poi sul set. Set che, ripeto, racchiudeva in pochi metri professionalità molto importanti, diverse, che però lavoravano per la prima volta insieme. Quindi, in qualche modo, ed è per questo che questo appuntamento si chiama La Grande Impresa, perché in realtà siamo riusciti, adesso lo dico immodestamente, a realizzare qualcosa di molto valido dal punto di vista dell'audiovisivo, con un grande dispiego di passione e con meno mezzi di quelli che sarebbero stati possibili. Lo stesso Claudio è stato a Portland, in Oregon, dove c'è la sede della Leica di cui parlavamo prima, per un'intervista, questo posso dirlo perché insomma è già accaduto, e ci raccontava che sul set, mentre stavano girando, lui ha notato che utilizzavano più o meno gli stessi nostri accorgimenti, ma ovviamente avevano una squadra incredibile, avevano 30 persone che lavoravano sulla stessa scena. Noi avevamo una sola persona e in totale il team era formato da 10 persone. Quindi in realtà è stato uno sforzo incredibile riuscire a realizzare questo prodotto con le somme disponibili. In realtà qualcosa è servito anche
diciamo, integrarlo rispetto alla campagna, però siamo, diciamo, molto soddisfatti. Quindi noi innanzitutto ringraziamo i ragazzi di Attivamente per averci... Ah, ma non era il primo tempo questo? Adesso... No, direi che il pubblico si addormenta. E quindi ringrazio tutti, in particolar modo Angelo e vabbè tutti gli altri non in particolar modo. No, non è vero, in realtà ormai gli voglio bene, sono come una grande famiglia e sono davvero delle ottime persone e organizzano eventi molto interessanti, non questo. E quindi li ringrazio per averci invitati. E vi invito a dare una sfogliata al diario. Aspetta. No. Non vi invitiamo ancora a dare una sfogliata. No, in realtà ci piacerebbe. Abbiamo parlato di interattività, abbiamo parlato dell'apporto prezioso del pubblico, del sostegno. Quindi nel pubblico qualcuno già conosce il progetto, magari qualcuno no. E ci farebbe piacere eventualmente, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa che possa in qualche modo essere attinente al progetto. Se mi chiedete quando ho perso i capelli, non ve lo dico. E quindi niente, volevo ringraziarvi anch'io, per me è ancora più importante essere qui per due ordini di motivi. Uno è quello di essere calabrese, quindi sono veramente contento di poter presentare un progetto nella mia terra. L'altro è ancora più grosso come sentimento, come sensazione, perché io scrivo nel mio studio, è uno studio piccolissimo all'interno di casa, e la scrittura è un lavoro che si fa in solitaria normalmente, è difficile, cioè riuscire, è più un fatto privato quasi. C'è un aneddoto dell'ultimo veramente, però mi è veramente piaciuto, diciamo, riceverlo. Il primo giorno di Lucca, il primo giorno in cui abbiamo avuto la possibilità di mostrare il diario al pubblico, ci sono state delle ottime vendite e io a Stefano dissi semplicemente una cosa, dissi: sarei contento se almeno una sola singola persona riuscisse a individuare il passaggio più importante che c'è nel libro, che è un omaggio a mio papà, ma è al contrario, diciamo, va cercato, perché non l'abbiamo detto, ma Ernest Egg, il nome deriva dal concetto informatico di easter egg, quindi all'interno delle righe di programmazione si inseriscono dei trick che vengono fuori con una combinazione di tasti piuttosto che una serie di altre attività. E il giorno dopo una ragazza ci ha mandato sulla pagina l'estratto della singola frase e quasi scoppiavo a piangere. Allora, grazie veramente tanto e se avete qualche domanda siamo qui. Poi se volete avvicinarvi, perché noi non siamo abituati a stare dietro, di solito camminiamo, facciamo, ci muoviamo, e ci farebbe piacere se voleste condividere con noi, annusare con noi il libro, ecco, che sembra una cosa molto intima e brutta. È davvero tu. grazie veramente. Allora, se c'è qualcuno del pubblico che vuole fare una domanda, io me ne ero preparate un sacco, però siete stati così bravi che mi avete risposto in anticipo, quindi non so più che cosa dire. In realtà no, una cosa che volevo sapere è una cosa personale vostra, diciamo. Anzitutto, qual è stato il personaggio più difficile da realizzare per te? Ovviamente da scrivere, per te da costruire o illustrare, ovviamente. Parte Stefano. Grazie. No, in realtà per me non c'è stata nessuna difficoltà. Ovvero, non è stato facile, intendiamoci, realizzare e scolpire determinati personaggi, anche perché c'è un grande lavoro di ricerca dietro ognuno, ricerca di materiale, ricerca di rese, ricerca. Però sono tutti personaggi che in qualche modo, e questo mi capita veramente di rado, anzi non mi capita mai, di sentire miei, cioè come se fossero, sono un po' come dei figli, quindi facendolo con il massimo entusiasmo, ogni volta non mi pesa dover buttarne via 4 prima di trovare quello giusto, dover continuare a scolpire un pezzo fino a che non ha la forma esatta e precisa. Quindi non ho incontrato particolari difficoltà in questo senso. Sono stati tutti molto divertenti e a modo loro. Quindi no. Domanda rifiutata. Anch'io ho qualche difficoltà a rispondere. In realtà il problema principale che si pone è quella di quando si scrive è di fare in modo che ogni personaggio abbia una propria voce, un proprio carattere, quindi era veramente difficile
E a quel punto Carl, che è il miglior amico di Ernest, è muto, così non parla. No, in realtà la difficoltà maggiore sta nel riuscire a trasmettere il senso di meraviglia, un certo senso di lievità. Mi prendono sempre in giro Claudio e Stefano quando uso questo termine, ma in un mondo di supereroi cattivi, in un mondo brutto, in realtà a me piaceva, sì, no, rappresentato in un mondo brutto, rappresentato all'interno delle storie di... Io non ce l'ho con i supereroi, ok, sia chiaro, li odio a morte. No, ho smesso di leggerli da un po', però le mie letture hanno, per tanti anni, sono state anche di supereroi. In realtà volevo qualcosa che permettesse un ritorno un po' al fanciullino interiore, eccetera eccetera, ed era difficile gestire l'aspetto avventuroso con l'aspetto invece comico. Quindi c'è stato un grosso lavoro di riscrittura. Stefano sa che quasi mai è buona la prima, quindi è così. Poi mi verrebbe, per fare una battuta, dire che il personaggio più difficile da scrivere è il prossimo. Infatti io qui volevo correggermi, perché non è vero che è stato tutto rose e fiori, tutto facile. Adesso, ripensandoci, ho detto una baggianazza, sono un buzzurro. No, in realtà i nuovi personaggi di Ernest Egg sono la vera difficoltà. Questo perché il primo è stato fatto, abbiamo creato una serie di personaggi che in qualche modo sono diventati iconici per il pubblico. E quello che abbiamo in mente per il secondo, adesso non ve lo dirò, è qualcosa di più. E quindi io mi sono dovuto ingegnare per creare dei nuovi personaggi che avessero lo stesso appeal di quelli del primo, e per ridisegnare quelli del primo, però non ve lo dovevo dire. E quindi è stato, questa è la difficoltà, fare dei nuovi personaggi che siano validi come i primi. Bravi, avete risposto molto, molto bene. Ah, c'è una domanda lì, se... Ok, quindi qualcuno si avvicini. Ah, ok, poi vai. Oh, ok, devo rispondere pure io? Inizia. Non fate a botte per questo, vi prego. Quando avete iniziato il progetto, sì, avreste pensato di arrivare a questo punto? Ma guarda, io da subito ero sicuro, poi mi sono svegliato. Allora, c'era una buona dose di presunzione per chi ci ascoltava, nel senso che quando noi parlavamo di realizzare un mondo, di cercare di fare le cose in maniera differente, sembravamo due invasati, ok? Poi tra l'altro una cosa che rimarrà sempre privata, ma che è di dominio pubblico, sono le nostre famose telefonate, che sono folli, sono veramente folli, perché partiamo da un concetto, arriviamo a un altro, ci sono dei voli pindarici enormi, come succede anche in Ernest per alcuni versi. No, non pensavamo di arrivare in così breve tempo dove siamo arrivati, ma la strada è comunque lunghissima, per cui c'è ancora tanto da fare e da lavorare. Però il confronto con il pubblico da Lucca di 2 anni fa ci ha permesso di capire che la dimensione del progetto può essere di respiro più grosso di quello che ci aspettavamo nella fase di progettazione. Questo sì. Sì, un altro, no, perché ha già risposto, direi le stesse cose. Allora, sembra, è una di quelle domande che, tipo, che a me quando mi facevano descrivere, è una di quelle domande molto ampie. Anche la Valletta, Stefano, oltre a Valletta. È una domanda un po' a schema aperto. Secondo me è molto difficile. Ok. Io dovrei andare in bagno, posso? No. Ok, la trattengo. Vabbè, Ernest è un avventuriero, e tutto quello che c'è stato dietro Ernest comunque è una grande avventura, è stata una grande avventura e continua a esserlo, sembra un predestinato praticamente. Però la mia curiosità è, il grande segreto di Ernest qual è? Perché? Da quello che è emerso, tipo, fai il crowdfunding e trovi uno appassionato che compone musica e vuole fare musica, e l'attore di teatro che vuole doppiare, quello ci avrà un grande segreto. Sono arrivati delle richieste di curriculum, ci hanno inviato dei curriculum degli animatori indiani non d'America, indiani d'India, gli indiani sono di India, vabbè.
Sì, ma guarda che tanto mi sa che prima o poi le derive commerciali ci porteranno a fare un film di Bollywood su Ernest, me lo vedo già lì che a un certo punto si mette... No, e ti posso garantire che attori, oltre agli attori di livello che sono stati, fra virgolette, arruolati, perché in realtà ci hanno dato la loro disponibilità, uno stuolo di attori di fiction, anche abbastanza conosciuti, e attori di teatro, ci hanno sottoposto la loro candidatura. Anche questo era tipico di Ernest, nel senso che ci troviamo io e lui a dire: ah sai, ma Tizio ha detto che vorrebbe fare questo. E loro si sottopongono a noi guardandoci quasi come se fossimo, non lo so, due persone arrivate del mondo del cinema. In realtà non è così. Però una cosa che, a cui teniamo molto, è proprio il controllo artistico, creativo. Questo ci ha portato a non scegliere quelle soluzioni che dicevamo prima, né dal punto di vista editoriale e anche nel momento produttivo abbiamo deciso di gestirlo. Il segreto non lo conosco nemmeno io, credo neanche Stefano. Se ci fosse una ricetta, i successi sarebbero anticipabili. Non è sempre così. Film che hanno milioni di dollari di effetti speciali poi vanno male. Ne parlavo l'altra volta, mi pare, a Roma. John Carter da Marte piuttosto che Tomorrowland, che sono due film della Disney, sono andati malissimo, e tra l'altro non sono neanche malaccio, però vuol dire che non esiste una formula. La cosa credo che possa accomunare però queste situazioni, questo verificarsi di eventi, è vittima degli eventi come Dylan Dog, in realtà il fatto che ognuno in Ernest trova una sua riconoscibilità, un suo ricordo, cioè quasi tutti le persone che ci danno dei feedback ce li danno personalizzandoli. Non è solo ok, ho letto questa frase, mi piace, ho visto questo pupazzo e mi piace. Molti ci raccontano aneddoti e fatti della loro infanzia, persone grandi. L'altra volta parlavamo con una signora tedesca che non conosceva il progetto e si è fermata a chiedere delle cose. E poi abbiamo anche il bambino che è andato a Londra e si è portato il libro, i disegni dell'altro. Quindi credo sia questo. Sì, come diceva lui, un po'... No, beh, tienilo pure così, poi se qualcuno ha qualche altra domanda puoi passargli il microfono, giustamente. Tutti rivedono, o meglio, molti rivedono qualcosa, un pezzo della loro storia, del loro passato, della loro infanzia dentro la nostra storia. Questo è accaduto con Antonio Nonnato, che ha disegnato il fumetto, e questa è una storia incredibile. Lui ci ha contattati fornendoci delle illustrazioni riguardo Ernest appena dopo la chiusura della campagna, o quando eravamo ancora in campagna, durante la campagna. E erano molto belli, a noi sono piaciuti, tant'è che abbiamo realizzato questa storia a fumetti con Antonio. E ad un incontro successivo ci ha raccontato il perché il personaggio l'avesse colpito così tanto. È perché gli ricordava suo nonno, e suo nonno che faceva il palombaro era uguale ad Ernest per lui, e quindi è come se avesse visto la trasposizione illustrata e cinematografica di suo nonno, gli è piaciuto e ci ha fatto un omaggio. E da lì è nata la nostra collaborazione, ma è solo una delle mille, ne capitano veramente tantissime. Quindi il segreto, ammesso che ci sia, e noi ne siamo del tutto inconsapevoli, credo che sia un po' questo, quello sì, di riconoscersi, di ritrovarsi in alcune dinamiche, perché quando lui scrive penso che ci metta del... sicuramente mette del vissuto, delle cose che lo caratterizzano, che lo accomunano, che lo hanno fatto crescere, e lo stesso faccio io illustrando. Questo è. C'è qualcun altro che vuole fare? Passate il microfono. No, nessuno vuole fare. Quando mi ha incontrato la prima volta. Qualche... Vuoi ribattere a questa affermazione? No, volevo dire, comprate il libro, perché tra un po' uno dei due autori morirà. E quindi varrà molto di più. Quindi un consiglio che posso darvi, ma è tutto spassionata, perché conoscendo già la data di morte, tra l'altro, di questa persona, allora approfittatene, potreste rivenderlo su eBay fra qualche anno.
Stefano Bosi Fioravanti nasce a Vigevano il 15 luglio 1989 e muore a Cosenza. No, muore a Cosenza perché stasera lo porti a casa. Pensavo lo buttassi prima. No, sai, deve fare un crimine perfetto. Ti quando sei nato strano. Sì, questa cosa è degenerata all'improvviso parlando. Poi arriva Orazio Kane di CSI e quindi. Comunque noi chiudiamo qui e ringraziamo Francesco e Stefano per essere stati in nostra compagnia. No, non troppi applausi però, perché sennò nessuno se ne vada senza aver odorato il libro, perché se no c'è. Crea dipendenza. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a te.